Ciao amici di Scatta e Impara, benvenuti in questo video. Vediamo assieme le prime impressioni di questa nuova versione di Lightroom, la versione 9. Analizzando le varie novità di Lightroom 9, questo video si dilunga un po', quindi ti lascio qui la tabella dei minuti che ti può essere utile per saltare al momento che ti interessa, che ritroverai anche nei commenti qui sotto. Come sempre ti invito ad iscriverti al canale per rimanere aggiornato sui contenuti che creerò in futuro. Ho appena aggiornato Lightroom, la versione 9. In background l'applicazione Creative Cloud sta ancora aggiornando le varie applicazioni, ma ne approfitto per avviare Lightroom Classic, versione 9. Mi esce subito un avviso e mi dice: attenzione, guarda che il catalogo deve essere aggiornato. Questo ci fa capire che, sebbene Lightroom faccia un catalogo nuovo, questa è una scelta definitiva. Cominciamo a utilizzare la 9 e non possiamo più in un certo senso tornare indietro, se non magari con qualche stratagemma utilizzando i file XMP. Io per questa prova scelgo un altro catalogo che utilizzo per i corsi, che mi va benissimo convertirlo senza pensarci su, e aggiorno il catalogo. Lightroom fa un backup e crea un nuovo catalogo che contiene tutte le informazioni del catalogo precedente. Questo è il nuovo splash screen ed ecco qui Lightroom che si apre e ci dice subito: benvenuto nella nuova versione, e ci dà un'anteprima delle novità. La possibilità di sfruttare il riempimento bordi del panorama come faceva Photoshop con i panorami, quindi attraverso degli algoritmi di riempimento in base al contenuto, gli spazi bianchi dei vari del panorama, di unione foto di panorami, possono essere riempiti con questi algoritmi. In precedenza era possibile deformare l'immagine, probabilmente adesso è possibile fare entrambe le cose. C'è una esportazione multipla in batch da approfondire questa cosa, visto che io faccio esportazioni di molte immagini contemporaneamente. Un'altra novità si riferisce alla possibilità di cancellare la cronologia a partire da un certo passaggio, magari poi vedremo un attimo anche questo. Una novità riguardo i predefiniti e la gestione dei predefiniti: è possibile esportarli in gruppi. Una cosa interessante anche perché ultimamente sono stati fatti dei cambiamenti sui predefiniti da quando sono passati da file LR template a XMP, e volevo fare una serie di video. Ecco che questa è l'occasione giusta per fare una nuova serie di video per la gestione dei predefiniti aggiornata con queste ultime modifiche. E poi vabbè, filtrare le raccolte per etichette colore. Prima era già possibile assegnare il colore, ma non era così semplice ricercarle, ma semplicemente si vedevano quelle con etichetta colore oppure tutte insieme. Io direi che premo per saperne di più, perché dopo mi metto a leggere questa cosa. Ed eccoci qui. Diamo uno sguardo, prendiamo un'immagine a caso, andiamo nel modulo sviluppo. La velocità è normale, adesso sto registrando, sto facendo l'aggiornamento. Ok, facciamo subito una prova di panoramica. Unione foto, panorama. Ecco qui, abbiamo a disposizione la nostra anteprima, qua è da regolare il bianco di questo primo piano. Però togliamo un attimo entrambe le spunte. Allora, è possibile come prima fare la deformazione dei bordi, che finché non ci sono oggetti particolari ai bordi va benissimo, oppure il riempimento, soprattutto per i cieli, penso sia una cosa ottima. Lightroom andrà quindi a generare delle informazioni basate sul contenuto in queste aree bianche. Il comportamento degli algoritmi di riempimento, così visti dall'anteprima, sembrano molto buoni. Andremo però poi a valutarli al 100%, e se non ci piacerà il risultato potremo sempre fare un piccolo ritaglio. Ora premiamo il tasto Unisci e, come di consueto, si attiva il task di generazione del panorama e non ci resta che attendere che il processo sia finito. Il processo di generazione del panorama è terminato. Diamo uno sguardo al nostro panorama. Il riempimento dell'area del cielo è andato a buon fine, invece qui in questa zona vediamo che ci sono degli artefatti, si vede nettamente il bordo, si vede qui, si intravede qui e anche qui. Ecco che da questa prima velocissima prova mi viene da dire: ok, c'è una nuova funzione di riempimento delle aree bianche durante la creazione dei panorami, molto utile per i cieli o per parti omogenee dell'immagine, però da lavorare in combinazione con la deformazione
perché se l'area è molto ricca di texture può essere che si veda un po' il passaggio. Ecco, questo da un breve test. Un'altra modifica aveva a che fare con l'esportazione delle foto, la possibilità di fare esportazioni multiple. Come si comporta questa cosa? Selezioniamo una foto e facciamo tasto destro esporta, andiamo nella schermata di esportazione e il cambiamento che notiamo è che a fianco ai predefiniti troviamo il quadratino per flaggare i vari predefiniti. Quindi cominciamo a capire che l'esportazione multipla funziona a partire da dei predefiniti che ci creiamo. Ad esempio abbiamo una foto che vogliamo esportare per la stampa, per il web, per Instagram e magari per il sito con dimensioni in pixel diverse. Si tratta quindi di creare dei predefiniti diversi, dove sarà anche importante prestare attenzione a cosa scegliamo come cartella di destinazione. E una volta definiti questi predefiniti possiamo applicarne ovviamente da due in più, nel senso che non ha senso usare questo metodo per un singolo predefinito, ma ne applico almeno due. In questo caso, se fosse una foto per azienda, potrei esportare una versione in bassa risoluzione per uso provino, una versione in alta risoluzione e una versione, alle volte chiedono anche il TIFF, che può essere utilizzato per un'impaginazione, per una grafica, visto anche che magari supporta le trasparenze di un eventuale file elaborato in Photoshop. Ecco che con un singolo comando per tutte le foto selezionate, in questo caso verranno esportate tre immagini. Una funzione interessante che vi consiglio di provare. Scegliamo un'altra foto per vedere il comando di cancellazione della cronologia. Questa è una foto editata, siamo nel pannello sviluppo, apro il pannello storia e vedo tutti i vari passaggi. Nella visualizzazione del navigatore posso vedere com'era la foto a relativo passaggio e se ad esempio non mi va più di avere la foto in bianco e nero ma voglio la foto a colori, scorro finché trovo la versione a colori, l'ultima versione a colori, tasto destro, cancella cronologia sopra a questo passaggio. È una cosa che in un certo senso era possibile fare anche prima, ma bisognava selezionare il passaggio e per renderlo effettivo fare un altro cambiamento alla nostra immagine. Quindi ora è molto più semplice. In casi come questi consiglio di crearsi un'istantanea, adesso non do neanche un nome, scegliere il passo da cui cancellare e senza dover fare come in precedenza appunto uno spostamento di un cursore si può fare cancella cronologia sopra questo passaggio ed ecco che tutta la cronologia, in questo caso relativa al bianco e nero, sparisce. Siamo nel modulo libreria per vedere come si comporta la ricerca delle cartelle per etichetta. In precedenza era possibile filtrare le cartelle che avevano una qualsiasi etichetta colorata. Oggi invece, come avete intravisto, è possibile anche definire di filtrare solamente le cartelle che hanno una determinata etichetta colore. Già l'applicazione dell'etichetta è una funzione relativamente nuova per quanto riguarda le cartelle. Questa è sicuramente una miglioria in fase di ricerca, in quanto se fate molto uso di questa classificazione e avete una vostra logica nell'attribuire le etichette alle cartelle, può essere utile filtrare solo le cartelle rosse, magari sono quelle in lavorazione, o magari solo le cartelle viola, perché sono quelle che dovete ultimare entro questa settimana. Questo è sicuramente più pratico che non avere tutte le cartelle colorate assieme. Finché sono poche era comunque una buona opzione, probabilmente se utilizzate questa possibilità, questa nuova modifica vi tornerà comoda. Dando uno sguardo anche al sito internet, vi evidenzio anche la possibilità di filtrare le immagini con una mappa di profondità, quindi tendenzialmente quelle che arrivano da iPhone, e eliminare le foto sia del modulo libreria che del modulo sviluppo selezionandole dalla vista lentino e premendo Shift Canc. Viene data la possibilità di vedere la vignettatura dopo il ritaglio anche durante il ritaglio dell'immagine e poi ancora una volta viene detto le prestazioni delle parole chiave sono state migliorate, quindi ancora una volta stanno lavorando sulle prestazioni sperando che questi miglioramenti siano visibili. Per ora mi fermo qui anche perché l'ho provata veramente poco questa versione, vi invito a testarla e se avete domande a scriverle nei commenti. Ciao!